È il cibo la mia lingua. Stai ben trovati per le puntate speciali di A Casa Tua. Oggi mi trovo a Catona, in provincia di Reggio Calabria, in un luogo bellissimo, nella bellissima realtà dell'Hotel Regent, e sono nella cucina di uno chef giovanissimo, ma che ne sa una più di puntini sospensivi. Ve lo presento subito, lui è il nostro chef Antonello De Marco. Benvenuto. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, buonanotte, perché noi andiamo in onda a qualsiasi ora del giorno. Antonello, come va? Bene, grazie. Ti trovi bene nella sì, tua sì. cucina? Devo dire, una cucina con dei fiori bellissimi. C'è praticamente lo specchio di quello che c'è nell'esterno di questa struttura, di questa cucina. Esatto, perché sì. è la cucina del Regent, è circondata da un giardino bellissimo. Grazie. È il Green Lemon, Green Lemon, che è il ristorante che voi aprite dalla primavera all'estate fino ad arrivare praticamente all'autunno, giusto? Giusto, sì. Questa è la cucina dove tu prepari i tuoi buonissimi piatti, che adesso andremo magari a svelare un po' ai nostri amici. Io ho scelto due, oggi e domani, due ricette, ma la scelta era ardua, la scelta. Però le cose più carine, più sfiziose, insieme a te abbiamo scelto i piatti che voi da casa potreste in qualche modo anche riprodurre. Un po' sono indecisa per quello di domani, non lo so se ce la faranno i nostri amici, ma comunque voglio dire, mettetevi in macchina e correte qui al ristorante dell'Hotel Regent a Catona. C'è un bellissimo lungomare e poi c'è anche la possibilità, perché questo è un hotel, di alloggiare. Esatto. E di avere praticamente una spiaggetta privata che aspetta solo voi, quindi delizieranno i vostri palati e ristoreranno anche le vostre menti a due passi dal mare. Ma ritorniamo ai nostri piatti, andiamo nella parte, diciamo, cruciale della struttura, che è la cucina curata da te. Va bene. A base di cosa ti orienti per creare i tuoi piatti? Un po' di tutto, faccio una ricerca sul mercato. No? Della nostra zona. Della zona, certo, della zona, quindi sì. Verdura fresca, pesce ingredienti fresco. Di stagione. Sì, ingredienti di stagione, pesce fresco che qui da noi non manca. Non manca mai, ma no? Devo dire anche la carne comunque. Esatto, occupa. Sì, sì, un po' di tutto, no? Un ruolo importante. Allora, l'antipasto che abbiamo scelto di preparare oggi si chiama? È una caprese di mare, una caprese un po' rivista, no? Mm-hmm. Che viene assemblata in un modo un po' diverso. Diverso. Allora, iniziamo. Presentami brevemente, perché io impazzisco per le erbette aromatiche. Qui c'è un giardino rigogliosissimo dove tu hai la possibilità di raccoglierle e di realizzare così le tue ricette in modo espresso, giusto? Sì, esatto. Noi abbiamo un giardino con tutti i ecco, profumi. Cosa inserirai in questa ricetta? Allora, prepareremo questa caprese accompagnando una buona mozzarella di bufalo con del gambero pescato nei nostri mari, che salteremo con dell'olio d'oliva extravergine. Sì. Profumandolo con dell'aglio, salvia e rosmarino. Che spettacolo, va bene. Allora, inebriati dal profumo dei nostri fiori del giardino e da tutti gli aromi che tu adesso prontamente andrai a realizzare. Quindi il piatto di oggi è un piatto assolutamente da rifare, facile, se non vi perderete nulla dei passaggi del nostro chef Antonello, che a soli, lo possiamo dire? Sì, certo. Quanti anni hai? 33. Ecco, 33 anni prima di arrivare qui, di approdare qui, perché il gruppo Siviglia, che
gestisce l'Hotel Regent dal 2006, è una struttura molto bella, anche nuova, vi dicevo, due passi dal mare, in questo scorso bellissimo del nostro Mediterraneo. Ha scelto bene uno chef giovanissimo con una grinta pazzesca, che ha portato un po' la cucina internazionale, anche nazionale e regionale, rivisitando i classici magari della cucina anche calabrese, scegliendo di unire un po' gli ingredienti del territorio con le tue esperienze che hai acquisito un po' in giro. Dove sei stato prima di arrivare qui al Regent Hotel? Allora, l'ultima tappa mia è stata a Davos, in Svizzera. Ho lavorato per un hotel. Quindi oggi sai parlare più lo svizzero, immagino, che il reggino. È vero? No, sai com'è il fatto? Quando sono in Svizzera, no? Com'è il fatto? Dimentico l'italiano. Arrivo qui e dimentico il tedesco. È vero, hai ragione. È vero, è una cosa... Ma adesso il tedesco lo puoi, diciamo, rimuovere, perché sei a Reggio, a casa tua, tu sei originario proprio di? Di Taurianova. Taurianova, mettimi quel piatto per favore a favore di telecamera, vicino a te, bravo. La mozzarella, sì, ok. Preparato la mozzarella, gli abbiamo dato una forma più... Con una coppa pasta? Sì, esatto. Piccolino. Mm-hmm. Come procedi? Ora prepariamo i gamberi. Sì, prima di scottare me, perché qui intanto il caldo, è arrivata la primavera finalmente, c'è un mare splendido, un giardino bellissimo, staremo molto volentieri fuori, però questa cucina è questa che sforna le pietanze meravigliose sia per gli ospiti che vorranno accomodarsi nella sala Ambrosia, che quindi è la sala all'interno dell'Hotel Regent, e all'esterno invece, insieme alla griglieria, giusto, alla pizzeria che c'è all'esterno nel Green Lemon, tu realizzerai comunque anche i tuoi piatti, continuerai anche quest'estate, quindi noi ci rifugiamo sempre qui nel cuore pulsante della gastronomia. Allora, spicchio d'aglio. Sì, profumiamo l'olio con un po' d'aglio. Sì, io ti ho portato un olio 100% extravergine, Carolea, della nostra azienda Stassi, che si trova sempre alla Meta Terme. Vi ricordo, lo trovate nelle migliori enoteche insieme a tutti gli ottimi vini che avrete modo di gustare, dal vino al greco bianco, al mantonico, al gaglioppo, al batasarro. Le code di gambero, spiegami come le hai gestite, quindi le hai decapitate, giusto? Sì, poi abbiamo tolto l'intestino, che è la parte amara del gambero. Ora li stiamo soffriggendo, aromatizzandoli con un po' di erbette, un po' d'aglio. Li lasciamo poco però sul fuoco, perché a me piace tanto il pesce crudo, no? Anche a me, ho saltato. Bene, poi mettiamo un po' di pepe. Bene, bene. Un po' di sale nostro. E una noce di burro, che lo rende tutto più morbido. E lo lasciamo, lo saltiamo un po'. Bene. Ecco, quindi una caprese di mare. Sì. Ora prepariamo la salsa che accompagnerà questi gamberi e questa mozzarella. Perché c'è anche una salsa. Sì, e che funzione avrà in questo piatto? Scusami, Antonello. Questa salsa rinfrescherà il piatto in sé, no? Gli darà quella nota di... Sgrassante. Esatto. E che cosa prevedi in questa salsa? Quali sono gli ingredienti? Faremo una salsa allo yogurt, che assomiglia alla salsa tzatziki, che usano i greci. I greci, sì. Ma che usiamo anche noi, perché siamo a due passi, qui. Esatto. La Grecia, la Magna Grecia, è la culla della Magna Grecia, quindi. Noi la rivisitiamo. Come? Aggiungendo solo delle erbette fresche, no? Ah, bello. Usando del basilico. Anche senza aglio? Senza aglio, sì, perché l'aglio ce l'abbiamo già. Nei gamberi. Nell'olio. Meraviglioso. Esatto, sì. Così anche i bambini potranno accedere a questo piatto senza rimanere in qualche modo delusi o scoraggiati da un sapore piuttosto particolare e pungente come quello dell'aglio, che ci piace ma va anche gestito benvenino. Infatti il nostro chef l'ha utilizzato chiaramente soltanto un po' intagliato, giusto, lo spicchio intero, schiacciato leggermente con l'olio extravergine d'oliva. Avete assistito come ha saltato velocemente i gamberi rossi del Mediterraneo. Vi ricordo che qui siamo praticamente fuori da questa cucina, affacciandoci un po' dalla spiaggia, no? Sulla spiaggia. Esatto, sullo stretto di Messina. Stretto di Messina, e riusciamo a vedere anche in condizioni normali il vulcano. Esatto, sì, eh? Sì.
Ora aggiungiamo 2 cucchiaini di yogurt. Naturale? Naturale, sì. Naturale, bene. Aggiungiamo le erbette. Quindi hai tritato con le erbette mentuccio. Ho messo la menta e il basilico. Basilico, sì. Aggiungiamo un po' d'olio extravergine. Ok. Com'è ritornare nel tuo territorio? Dimmi un po', che sensazione hai avuto dalla Svizzera? Hai avuto anche un'impronta di cucina francese, oltre che svizzera, hai affiancato tanti chef stellati e poi hai deciso di ritornare qui, nella tua Reggio Calabria. Vabbè. Abbiamo detto nativo di Taurianova? Sì, esatto. Vabbè, la casa è sempre casa, no? La Calabria è una bellissima regione, no? Certo. E ci si deve adeguare, no? Ci si deve adeguare, giusto? Però, tu sei giovane. Sì. Niente. Però come chef sei anche esigente, dimmi la verità. Sì, sono un tipo molto pignolo su quello che faccio, no? Sul lavoro mio lo voglio fare bene. Certamente per fare un lavoro buono, oltre al materiale, servono tantissime cose che... Certo, tutte le attrezzature, sì, esatto. Comunque gli ingredienti di buona qualità, sì, e ci vuole anche l'estro, che vedrete, cari amici, sia nella ricetta di oggi, una ricetta semplicissima, basta reperire una buona mozzarella di bufala, dei gamberi freschi, possibilmente del nostro mare, e poi andare a realizzare una salsa allo yogurt che andrà leggermente a sgrassare quel po' di burro che ha aggiunto il nostro chef Antonello De Marco, solo per armonizzare così, perché è importantissimo l'armonia, vero, in un piatto? Esatto, sì. Poche componenti, ma che armonizzano il tutto, no? Che armonizzano il tutto, certamente. Scusa. Grazie. Bene, arrivano anche gli aiuti, i rinforzi. Ti serve adesso miscelare bene, sì, bene? Sì, la salsa è pronta. Ora prepariamo un'altra salsina che accompagna il nostro piatto, che gli dà quella nota croccante al tutto, okay, no? Quindi abbiamo. E ho pensato di preparare una bruschetta liquida. Una bruschetta liquida? Ho preparato dei chips di pane, ho tagliato del pane sottile, l'ho condito con olio extravergine, origano e sale, l'ho messo a disidratare in forno a 80 gradi, no? E adesso per quanto tempo? Per 20 minuti, 20 30 minuti, minuti, quindi sì. A fuoco lento. Adesso lo sbricioliamo. Sì. Lo sbricioliamo, e mentre tu lo sbricioli, noi chiaramente non ci stiamo perdendo nulla della tua preparazione. Cari amici, vi voglio dare qualche riferimento per rivedere le puntate di A Casa Tua o per contattare la nostra redazione. Allora, www.acasatua.tv per rivedere tutte le puntate di A Casa Tua. Cioè, aveste perso magari qualche ingrediente, potete trovare nella sezione ricette chiaramente tutti gli ingredienti utilizzati dai nostri protagonisti, e poi telefonare al numero verde l'800 088 335, al quale risponderemo sicuramente, o magari vi ricontatteremo, o a redazione @casatua.tv per mandare una mail. Quindi ce n'è per tutti i gusti, tra poco ce ne andremo in pubblicità. Chef, a che punto sei? Hai triturato la siamo tua... Siamo quasi pronti, no? Possiamo impiattare se vuoi? No. Impiattiamo dopo, perché sì. L'impiattamento, devo dire, è una cosa molto particolare. Tu presenti questo antipasto in modo eccellente, molto fine, molto light, perché ci piace, vero, la cucina con pochi ingredienti, ma... Buoni. Allora, cari amici, andiamo in pubblicità, vi aspetto tra pochissimo, dopo questi consigli per gli acquisti, qui sempre all'Hotel Regent. Vi ricordo che siamo a Catona, non mancate, a tra poco. Antonello, allora, prepariamoci. Sì. Ok. Ben ritrovati, cari amici, nella cucina dell'Hotel Regent a Catona, in provincia di Reggio Calabria, con il nostro grande, seppur piccolo, chef Antonello. Antonello, quindi questa caprese di mare, facilissima, con mozzarella di bufala, gamberetti del Mediterraneo, erbette aromatiche, è pronta per essere impiattata, giusto? Sì, iniziamo a impiattare. Allora, iniziamo con la mozzarella. A te piace servire su queste lastre? Di vetro. Di vetro. Quanto è importante l'estetica in un piatto? Ah, l'occhio vuole la sua parte, no? Certo, immagino che tu tenga molto anche all'elemento cromatico del piatto, perché la trasparenza mette in risalto tutto. Esatto. E
poi qui hai preparato la bruschetta liquida. Sì. Che non è nient'altro che... Abbiamo detto che sono dei chips di pane. Che hai abbrustolito. Disidratato in forno. Tu vai sì. Tranquillamente, glielo spiego io, vediamo se me lo ricordo. Sì. Allora, chiaramente resa a fette prima il pane. Disidratato in forno a 80 gradi per circa 20 minuti e mezz'ora. Poi l'ha triturato bene bene, l'hai prima condito. Sì, condito con olio extravergine, sale, pepe e un po' di finocchietto. Un po' di finocchietto, erbette fresche. Se non avessimo il finocchietto, quale altra erbetta potrebbe aromatizzare il nostro pane? Basilico, origano. Che ci piace tanto, basilico e origano. E poi, giusto per sgrassare, ma tra virgolette sgrassare, il gamberetto comunque è ricco di colesterolo, di per sé. Sì. Poi tu l'hai leggermente così ammorbidito con una noce di burro e quindi andrai a sgrassare anche la mozzarella di bufala con una salsa rivisitata rispetto alla salsa tzatziki tipicamente greca, che vede l'introduzione di cetriolo, aglio, insomma, e quant'altro, con yogurt naturale semplicemente, basilico, mentuccia, finocchietto, olio extravergine d'oliva e yogurt al naturale, giusto? Giusto. E questi fiori? Che spettacolo! Guarda che io mangio tutto quello che c'è nel piatto. Questi sono fiori commestibili. Ah, bravo! Sì, sì. E da dove provengono? Questi, essendo primavera, crescono... Nel giardino? Di casa mia. Di casa tua, benissimo. Okay. Ottima presentazione. Grazie. Bene, adesso noi andiamo avanti perché il nostro chef improvviserà anche un piatto delizioso, sì. Un primo piatto che ho assaggiato qui di recente, una carbonara di pesce spada. Guardate come la prepara il nostro chef, perché è veramente un piatto facile e gustosissimo. Mettiamo della pasta. Delle pennette rigate in questo caso. E di cos'altro abbiamo bisogno, quindi? Allora, sempre dell'olio extravergine d'oliva. Sì. Dell'aglio, per profumare l'olio. E dello spada pescato nei nostri mari. Lo togliamo a cubetti. Tu sei ritornato qui da poco in Calabria da pochi mesi, vero? Sì. Tu sai benissimo che questo è il periodo da maggio fino ad agosto, il pesce spada qui nello stretto di Messina. Sì. Si pesca benissimo, è proprio il pesce di punta, quindi è un pesce tipico, fa tanto bene perché è ricco di acidi grassi omega 3, omega 6, insomma. Noi teniamo tantissimo a valorizzare la dieta mediterranea, quindi grande risalto, come potete vedere, sempre in prima linea la nostra passata di pomodoro a salsa da nunna, con delle proprietà importantissime per il nostro organismo, proprietà antitumorali perché ricca di licopene, ricca di sali minerali. Poi utilizziamo anche tanto le castagne, cereali, il riso della piana di Sibari, poi ancora il nostro pesce, no? Il pesce azzurro, il pesce per così dire povero, ma non è assolutamente povero perché è super nutriente, e ancora il nostro olio extravergine d'oliva, il nostro vino, una quantità sufficiente, un bicchiere di vino a pranzo e a cena non può che farvi bene, però deve essere un vino di buona qualità, ecco perché abbiamo deciso di farvi assaggiare spesso i vini di Stacchi, che ormai in fatto di produzione vinicola e olearia, insomma, ne hanno sicuramente da insegnare, ci rendono così fieri di essere calabresi nel mondo. Ora aggiungiamo del bergamotto grattugiato, no? Per aromatizzare il tutto. Bravissimo. E a proposito di bergamotto, lo mettiamo da parte. Io ho chiesto al nostro chef Antonello De Marco di realizzare una ricetta con un altro ingrediente tipico che stiamo assolutamente valorizzando in questa terza edizione di A Casa Tua, perché crediamo nelle eccellenze dei prodotti che abbiamo in Calabria, quindi tra questi il re bergamotto. Ha deciso di realizzare una pasta, una carbonara di pesce spada con questa spolverata di scorzetta di bergamotto che cresce rigogliosissima su tutta la costa ionica, giusto? Sì, da partire da Catona fino a finire a Roccella? A Roccella, sì. Roccella ionica, sì. Benissimo. Quindi, rimanendo in tema, lo so che volete sempre avere un po' rinfrescate le idee su come partecipare all'estrazione dei premi della terza edizione di A Casa Tua.
dovete andare semplicemente sul sito www.iprodottidelsud.it, scegliete quale prodotto al bergamotto stuzzica di più la vostra fantasia, pensate una ricetta, realizzatela magari per essere sicuri di non sbagliare e che sia il risultato eccellente. Inviatela a redazione @casatua.tv, io insieme ad una commissione specifica, agli intenditori di bergamotto, sceglieremo quali tra le prime tre ricette si aggiudicheranno i diversi premi. Primo premio in palio, la creazione creata appositamente dal maestro orafo Gerardo Sacco con tema bergamotto. Secondo premio, un weekend al Grand Hotel della Villa, Villa San Giovanni. E terzo premio, una cena a base di bergamotto in una serata proprio dedicata al re bergamotto al Borgo Santa Trada. Allora, come stiamo andando avanti? Bene. Io vi dico sempre per dire, avete capito, sì? Ho preparato la salsa, no? Sì. Che accompagnerà il nostro piatto. La salsa come? Come l'hai preparata? Io sono sempre preoccupata, cosa è successo? Dei tuorli d'uovo. Tuorli d'uovo. Pecorino, finocchietto, noce moscata, sale e pepe. Quindi abbiamo unito un po' i sapori aspromontani ai sapori del mare, no? Sì, esatto. Sapori della montagna e sapori del nostro mare. Bene, quindi aspettiamo la cottura della nostra pasta. Sì. Nel frattempo vi ricordo che ci troviamo in questa struttura molto bella che è anche capace di ospitare diverse ricorrenze, momenti speciali. Se avete dei momenti speciali da festeggiare, potete scegliere se trascorrerlo intimamente nella sala Ambrosia, proprio a due passi qui dalla tua cucina, oppure fuori nel Green Lemon, che è un giardino bellissimo con annessa una piscina incantevole, e poi c'è anche un lembo di spiaggia privata riservata proprio per voi che deciderete di trascorrere, anche di pernottare qui, di trascorrere una settimana, un weekend all'Hotel Regent, e la possibilità di gustare una cucina express, perché c'è anche la griglieria esterna insieme alla pizzeria, addirittura arrivano fino in spiaggia ad allietare il vostro palato, tutto lo staff dell'Hotel Regent, che salutiamo. In particolare ringraziamo Vincenzo, il tuo collaboratore, sì, e chiaramente la proprietà, che è il gruppo Siviglia, e anche il direttore Giovanni Paris, spero di non aver dimenticato nessuno. Allora, ecco, intanto la nostra pasta, che dici? È quasi pronta. Ci siamo quasi. Parlando di te, sì, vieni da questa parte che sta un po' più fresco il mio, sì, chef. Allora, Antonello, quindi questo viaggio in lungo e in largo nelle cucine di chef anche stellati, sì, è stata dura, perché il rigore, immagino, in cucina è importante, giusto? Sì, è vero. In quanto tempo? Quanto tempo? Mi hai detto che hai imparato la lingua, ti hanno costretto a imparare la lingua? Allora, in 3 mesi. In 3 mesi. Ho iniziato a lavorare e a fare il mio apprendistato in questa cucina, c'era uno chef stellato tedesco che mi ha fatto apprendere tante cose, sì, sì. E quindi stato... il rigore, mi confermi, è fondamentale. Sì, molto... molto importante. Invece, parlando di te, dei tuoi gusti, non può mai mancare il sale, chiaramente, in cucina, però se tu dovessi pensare ad un aroma tipica o ad un ortaggio, ad un frutto tipico, al quale sei particolarmente legato? Frutto tipico, un ortaggio tipico? Sì. Il peperone, forse? Sì, il peperoncino, il peperone, no? Amo mangiare piccante. Ah, ecco, che meraviglia. So che conosci anche un famosissimo chef messicano. Sì, Thierry Bleuet, che è stato nominato maître cuisinier de France, no? Ce ne stanno 25 in tutto il mondo. Lì il peperoncino ha 10 di punteggio, esatto, di piccantezza, sì. Eh? Assomigliano molto a noi, no? Ai nostri, ma sì, piccano molto di più, però diciamolo. Piccano molto molto di più. Allora, sì, se intanto la nostra pasta, che dici? Sì, possiamo... io penso che sia già pronta, la possiamo scolare? La possiamo scolare, mm-hmm. Vai tranquillamente, muoviti, sì, nella tua cucina. Cari amici, domani saremo sempre qui a Catona, all'Hotel Regent, per farvi ancora scoprire qualche chicca della cucina anche nuova che ha portato questo chef giovanissimo, che ha percorso diverse vie gastronomiche, ha avuto tantissime esperienze importanti in fatto culinario. Quindi domani assisterete alla preparazione di... domani assisteremo alla preparazione di un'aria congelata al tartufo. Un'aria congelata al tartufo. Avete capito? Si può mangiare anche l'aria. Adesso è importante, in un periodo in cui bisogna spendere bene e mangiare l'aria. Devo dire, un piatto che gradiscono secondo me molti italiani.
Allora andiamo a mantecare il tuorlo, sì, d'uovo con un'aggiunta di un po' di panna, finocchietto, giusto? E pecorino. E pecorino. Sale, pepe e noce moscata. Sale, pepe e noce moscata. Io ti aspetto per, sì, avere l'impiattamento da questa parte. Ecco qua. Bene, questo è un piatto semplice, semplice, semplice. Basta avere un buon pesce spada. Cos'è che ti rende felice? Te lo posso chiedere? Felice? Sì. Oggi o in generale? Non lo so, rispondimi come vuoi. mi rende felice... Cucinare? Sì, è il mio hobby, no? Ecco. Mi rende felice la mia famiglia, la mia ragazza. La tua ragazza. Mia suocera, tutti, no? Anche la suocera, pensa tu, deve essere proprio un pezzo di pane questo ragazzo. Senti, tra le tue qualità qualcuno dice di te che sei generosissimo, è vero? Sì, è vero, è ho uno dei miei tanti pregi. Infatti, mi coccola. Uno dei miei difetti anche pure. E dei tuoi difetti, perché sei sempre mani bucate? Sì. No, purtroppo assolutamente sì. No, ci penseremo noi a riportarti sulla retta via. Okay. Il nostro fiorellino commestibile non può mancare mai. Non può mai mancare. Ecco, avete visto, c'è gusto, innovazione, piatti assolutamente rivisitati, prodotti del territorio, però armonizzati dal tocco sicuramente moderno e giovane e fresco del nostro chef Antonello De Marco, che ringrazio per averci così fatto fare un giro in una cucina bella, fresca, nuova, che potete trovare all'Hotel Regent a Catone, in provincia di Reggio Calabria. Cari amici, vi ringrazio per l'attenzione, spero in qualche modo di avervi fatto cosa gradita. Anto, ci vediamo domani sempre, okay, qui nella tua cucina. Tante cose buone a tutti da mangiare. A domani. Ciao. Ciao, ciao.